Nella primavera del 1910 c'era stato un incontro a Monaco tra alcuni psicanalisti. In quell'occasione, Ferenczi aveva presentato alcune sue osservazioni sulla trasmissione del pensiero, che erano state molto criticate sia da Freud ma anche da Jung. Pochi mesi dopo, però, anche Jung sembra interessarsi dello stesso campo e Freud lo richiama a un assetto più attento. Vienna, 12 maggio 1911. Caro amico, questa volta le sue lettere mi sono davvero mancate, più ancora delle sue notizie. Sono molto contento che dietro non vi sia qualcosa di più spiacevole. Anch'io ho attraversato un periodo di malessere e posso dire, senza esagerazione, che adesso sono intellettualmente proprio vuoto. Mi rendo conto che un'intima inclinazione la induce a darsi allo studio dell'occulto. E non dubito che saprà tornare in patria con un ricco bottino. Non c'è nulla da obiettarle, ed è sempre giusto che un uomo segua i suoi impulsi. La fama che si è guadagnata con la demenzia contrasterà per un pezzo l'accusa di misticismo. Però non si trattenga troppo a lungo nelle colonie tropicali. È a casa che c'è da fare. La saluto cordialmente e spero che mi scriva dopo un più breve intervallo. Suo affezionato Freud. Zurigo, 12 giugno 1911. Caro professore, il periodo intercorso dalla mia ultima lettera, e là abbastanza lungo, l'ho però sfruttato bene. Sono stato all'assemblea degli psichiatri svizzeri a Lausanne e ho parlato sulle forme di fantasia inconscia. Le mie serate sono praticamente accaparrate dall'astrologia. Faccio calcoli di oroscopi per scoprire il loro contenuto psicologico di verità. Finora alcune cose notevoli che le sembreranno certo incredibili. Nel caso di una signora, il calcolo delle posizioni astrali ha dato come risultato un quadro caratteriale perfettamente definito, con alcuni avvenimenti precisi del suo destino. Il quadro, però, apparteneva a sua madre, non a lei. Ma i dati caratteristici sembravano tagliati su misura. La signora soffre di uno straordinario complesso materno. Devo dire che è ben possibile che si scopra un giorno nell'astrologia un bel po' di scienza giuntavi per via d'intuizione e che è finita in cielo. Pare, per esempio, che i segni zodiacali siano quadri caratteriali, cioè simboli libidici che rappresentano le varie caratteristiche libidiche tipiche. Con cordialissimi saluti, suo devotissimo Jung. Vienna, 15 giugno 1911. Caro amico, non sono in grado, come lei, di riferire su lavori interessanti e risultati sorprendenti. Io sono stanco e conto i giorni. Perciò non mi sono sottoposto neppure io alla fatica di scrivere lettere e non le ho fatto alcuna richiesta. In fatto di occultismo, sono diventato umile dopo la grande lezione delle esperienze di Ferenczi. Prometto di accettare tutto ciò che possa sembrare almeno un po' ragionevole e, come lei sa, non lo faccio con piacere. Ma da allora la mia hubris è andata in frantumi. Mi piacerebbe sapere che lei e Ferenczi agiscono all'unisono, quando uno di loro due sarà pronto ad affrontare il pericoloso passo della pubblicazione. E penso che ciò potrebbe essere del tutto compatibile con una piena indipendenza di entrambi nel corso del lavoro. Cordiali saluti a lei e alla bella casa dal suo affezionato Freud. Come si vede, le posizioni di partenza sono molto diverse e Freud sembra assai preoccupato e nelle lettere suonano continui gli inviti alla prudenza. D'altra parte va notato che l'interesse di Jung per l'occultismo è invece un interesse di antica data. Già nella sua tesi di laurea, che porta il titolo Psicologia e patologia dei fenomeni occulti, Jung si era appunto occupato di questi problemi. Anche l'interesse di Ferenczi era di antica data. Ora, il ritorno di Jung a questi temi mi sembra che possa essere interpretato come un ritorno a un terreno che Jung sente più suo e meno suscettibile di ricadere sotto l'influenza di Freud. Probabilmente le posizioni differenti, che diventeranno sempre più differenziate, possono essere fatte risalire anche a due matrici culturali diverse. Jung a Zurigo aveva avuto una matrice culturale soprattutto di studi umanistici, una matrice anche psichiatrica. Invece, tutti i primi studi di Freud sono degli studi nel campo biologico e neurofisiologico.
Si può forse, dando delle delimitazioni molto vaste, dire che Freud si situa all'interno di una ricca cultura positivistica che in quei tempi era molto florida a Vienna, mentre Jung già incomincia a essere molto influenzato dalle posizioni di Nietzsche. Sull'argomento occultismo già una volta si era sviluppato un contrasto che però era poi subito rientrato. E Jung aveva fatto visita a Freud e durante questa sua visita si erano manifestati dei fenomeni strani. Al riguardo si potrebbe leggere proprio una lettera in cui Freud risponde, una volta liberatosi dalla presenza così fascinosa insieme inquietante di Jung, sui fenomeni che Jung aveva sottoposto alla sua attenzione. Vienna, 16 aprile 1909. Caro amico, spero che questa lettera non giunga troppo presto nelle sue mani. Lei capirà perché. Scrivo dunque soltanto per non dover mettere in frigorifero lo stato d'animo provocato dalla sua lettera. Da Venezia, dove avevo fatto una gita pasquale nella vana speranza di procurarmi prima del tempo un poco di sensazione di primavera e di riposo, scrissi a sua moglie una cartolina perché pensavo che lei fosse già in giro per l'Italia settentrionale in bicicletta. È notevole il fatto che la stessa sera nella quale io la adottai formalmente come figlio maggiore e la consacrai come successore e principe ereditario, il partibus infidelium, che quella stessa sera lei mi spogliò della dignità di me. Azione che a lei sembra essere tanto piaciuta, quanto a me per contro l'investitura della sua persona. Ora temo di dover ricadere nei suoi riguardi nella parte del padre, parlando della mia reazione alla storia degli spiriti che si fanno sentire battendo dei colpi. Ma devo farlo. E che le cose stanno diversamente da quanto lei altrimenti potrebbe credere. Io non nego dunque che le sue storie e il suo esperimento mi abbiano fortemente impressionato. Dopo che lei fu andato via, mi proposi di fare delle osservazioni, ed ecco qui i risultati. Nella mia prima stanza vi è uno scricchiolio continuo, laddove le due pesanti stele egiziane sono posate sui ripiani di quercia della libreria. La cosa dunque è troppo evidente. Nell'altra stanza, là dove l'abbiamo udito, lo scricchiolio è molto raro. Da prima volevo considerare con una prova se il rumore, così frequente durante la sua visita, fosse completamente cessato in sua assenza. Invece, da allora si è ripetuto alcune volte, ma mai in connessione con i miei pensieri, e mai quando pensavo a lei o a questo suo problema specifico. Anche in questo momento, no, aggiungo come sfida. L'osservazione fu poi ben presto svuotata di significato da altri fattori. La mia credulità, o perlomeno disposizione a credere, sparì completamente non appena cessò il fascino della sua presenza personale qui. Per certi motivi interiori, è per me assolutamente inverosimile che qualcosa del genere possa avvenire. I mobili se ne stanno davanti a me esanimi, come la natura sdivinizzata davanti al poeta, dopo che gli dei della Grecia se ne andarono. E allora mi rimetto i dignitosi occhiali di padre e ammonisco il caro figlio a mantenere la testa fredda e a preferire di non intendere certe cose piuttosto che sacrificare troppo al desiderio di intendere. Ancora scuoto il saggio capo a proposito della psicosintesi e penso, ecco come sono i giovani. In realtà sono in grado di provare gioia solo nelle cose per cui non hanno bisogno della nostra guida, verso le quali noi, con il nostro fiato corto e le nostre gambe stanche, non possiamo seguirli. Con il diritto che mi dà l'età, inoltre, divento chiacchierone e racconto di un'altra cosa tra cielo e terra che non si riesce a capire. Alcuni anni fa scoprii di essere convinto di dover morire tra il 61esimo e il 62esimo anno di età, termine che allora mi pareva abbastanza lungo. Oggi ci mancano soltanto 8 anni. Andai poi in Grecia con mio fratello. E qui diventò addirittura inquietante il modo in cui il numero 61 o 60, in connessione con 1 o 2, ritornava continuamente in tutte le occasioni in cui si nominavano oggetti numerati, in particolare mezzi di trasporto, cosa di cui presi coscienziosamente nota. Ero già di umore depresso e nell'albergo ad Atene, quando ci fu assegnata una camera al primo piano, speravo di poter prendere fiato, perché il numero 61 era fuori questione. Certo, ma mi toccò il numero 31, con licenza fatalistica, proprio la metà di 61 o 62. Questo numero, più recente, più vivace,
mi perseguitò ancora più ostinatamente del primo. Dal ritorno in poi, fino a tempi molto recenti, il 31, nella cui vicinanza si trovava volentieri un 2, mi rimase fedele. Poiché anch'io, nel mio sistema, ho delle zone in cui ho soltanto il desiderio di sapere e non sono affatto superstizioso, ho cercato da quel momento di analizzare quella mia convinzione. Ecco il risultato dell'analisi. Quella convinzione sorse nell'anno 1899. A quell'epoca avvennero contemporaneamente due cose. In primo luogo scrissi L'interpretazione dei sogni, che è uscita nel 1900 con una data anticipata. In secondo luogo mi fu assegnato un nuovo numero di telefono, che ho ancora oggi, 14362. È facile stabilire da questi due fatti un elemento comune. Nel 1899, quando scrissi L'interpretazione dei sogni, avevo 43 anni. Che cosa c'era di più naturale se non che le altre cifre significassero la fine della mia vita? 61 o 62. Ecco che improvvisamente il metodo subentra nella follia. La superstizione che io vivrò dai 61 ai 62 anni risulta essere l'equivalente della convinzione che, con l'interpretazione dei sogni, io avrei adempiuto il compito della mia vita. Non ho più bisogno di fare altro e posso morire tranquillo. Ammetterà, dopo questa spiegazione, che la cosa non suona più così assurda. Del resto, vi si trova anche la segreta influenza di Fliss. Nell'anno del suo attacco ebbe inizio quella superstizione. Lei troverà confermata la natura specificamente ebraica della mia mistica. Quanto a me, io sono semplicemente incline a dire che avventure come quella del numero 61 possono trovare spiegazione grazie a due fattori. In primo luogo, grazie all'attenzione enormemente accresciuta dell'inconscio, la quale vede una Elena in ogni donna. E in secondo luogo, grazie alla condiscendenza del caso, che è innegabilmente presente e che nella formazione del delirio ha la stessa funzione che la condiscendenza somatica ha nel sintomo isterico, quella linguistica nella battuta di spirito. Dunque, apprenderò con interesse altre notizie sulle sue ricerche a proposito del complesso degli spiriti e le considererò un grazioso delirio dal quale siamo esclusi. Con cordiali saluti per lei, signora e figlio, suo Freud. Si può citare anche un altro aneddoto al riguardo, quello della fuga di gas. La replica di Freud, però, a parte la sua importanza anche teorica, colpisce molto più duramente e molto meno paterna e lascia già di fatto presentire che, insistendo in questa direzione, si avrà una rottura. Vienna, 17 febbraio 1911. Caro amico, a quanto vedo lei non mi crede e pensa che io sia soggetto a depressioni periodiche, sicché ogni volta che è trascorso il periodo sarei indotto improvvisamente a vedere tutto rosa. Così bisogna che le dia altri particolari. Di giorno non si sentiva odore di gas, perché le esalazioni non avevano luogo, essendo chiuso il rubinetto. Ma la sera, quando sedevo alla lampada del mio scrittoio dalle 10 all'1, il gas esalava dal punto in cui si era verificato un allentamento tra il tubo metallico del gas e l'anello di gomma che porta al becco della lampada ricoperto di fili. Proprio da questo punto scaturì una fiamma quando la cosa fu esaminata. Io non avevo sentito alcun odore, perché me ne stavo avvolto nel fumo del mio sigaro, mentre il gas si mescolava lentamente nell'atmosfera. Ancora oggi sono molto fiero di non aver interpretato come nevrosi gli strani mal di testa che intervenivano o si intensificavano proprio durante il lavoro serale, e neppure la noiosa difficoltà nel riflettere durante il giorno, tanto che ero costretto a chiedermi continuamente chi ha detto questa cosa, quando è avvenuto ciò, eccetera. Invece confesso di essermi rassegnato a una situazione di arteriosclerosi. Ora tutta questa roba è sparita, senza lasciare tracce. I dolori di testa se ne sono andati nel giro di 3 giorni, dopo che l'anello era stato cambiato. La saluto cordialmente insieme ai suoi grandi e piccoli, suo affezionato Freud. Io credo però che i motivi su cui poi si realizzerà il contrasto in prima istanza scientifico, non è tanto sul problema dell'occultismo, ma su un problema più centrale. Come è possibile estendere la psicoanalisi oltre al campo dell'investigazione della malattia psichica?
anche come metodologia più generale che si interessi di altri problemi. In primo luogo, il mito e la religione. Bisogna ricordare che in questi anni immediatamente successivi Jung prepara Simboli e trasformazioni della libido, che uscirà poi nel 1912 ed in cui utilizza un ricco materiale mitologico e letterario, e che nel 1911 uscirà Totem e Tabù e il saggio su Leonardo. Credo che questo sia un punto che dovremmo esaminare insieme a Nino Dazzi e al dottor Eugenio Gaddini, che sono in studio qui con me, per cercare di collocare non soltanto il momento della relazione tra Freud e Jung, ma anche in che senso la psicanalisi si è estesa con questi lavori. Io credo che sia molto giusta questa considerazione, cioè la necessità di estendere la psicanalisi a campi diversi dalla psichiatria non deriva evidentemente semplicemente da questo stato di competizione e stimolazione reciproca del rapporto Freud-Jung, ma da una necessità più intrinseca allo sviluppo di queste discipline. In altre parole, estendere il campo di applicabilità della psicanalisi significa occuparsi non più soltanto di uno psichismo malato, ma di uno psichismo normale, sia pure quello che si individua nelle produzioni artistiche, letterarie, pittoriche, eccetera. Ora, occuparsi di uno psichismo normale e mostrare la validità della metodologia psicanalitica nel ricostruire i funzionamenti della mente umana in campi così diversi da quello che è il campo strettamente clinico, significa estendere enormemente la portata della teoria, mostrare che essa è una teoria psicologica in grado di dare delle chiare indicazioni sul funzionamento della mente e non soltanto sulla patologia della mente. Purché sia chiaro che questo è una direzione, non un raggiungimento. Cioè, gli analisti sono sempre stati molto preoccupati, no, in questa direzione, sapendo di non fare altrettanto scienza con una validità pari a quella della clinica e del sapere che viene dalla clinica. È un'applicazione di quello che si apprende dal lavoro clinico e che si può estendere al funzionamento mentale in altre aree. Questo per precisare che in Freud c'era sempre questa preoccupazione, e in tutti gli analisti è sempre rimasta, di condurre un'azione che dalle fonti di conoscenza più convalidate e più sicure potesse espandersi a ambiti che non sono quelli della stretta osservazione clinica. E questa è la differenza fondamentale, mi pare, dal punto di vista di Jung, che invece intendeva proprio arricchire la conoscenza portando materiali che venivano da ambiti che erano al di fuori della conoscenza convalidata. In definitiva, quando Jung scrive a Freud di trovare nel lavoro che fa sull'astrologia della conoscenza che è andata in cielo, è andata a finire in cielo, il suo intendimento sarebbe di riportarlo sulla terra, cioè di riportarlo nella conoscenza. Questa è la legittimazione della posizione di Jung. E però è come se Freud partisse dal concetto che quella è andata in cielo e noi dobbiamo andarcela a riprendere acquisendo conoscenza fino al punto da ritirare sulla terra quello che è andato in cielo, e non pretendere di andare in cielo, trovare queste cose e portarle senza che ci sia il substrato per poterle anche osservare, distinguere, convalidare e vedere quanto può essere capito tramite la metodologia scientifica di quelle cose. Forse un'esemplificazione può essere utile a questo punto. Vorrei ricordare brevemente Totem e Tabù, che è proprio il libro che Freud pubblica in quegli anni. La situazione indagata in Totem e Tabù è pressappoco questa. Nell'orda primitiva vi è un conflitto generazionale che si ha tra il capo dell'orda, che è individuato come il padre, e i figli.
Il conflitto porta all'uccisione del padre. Questo assetto, questa definizione iniziale viene utilizzata da Freud per spiegare come mai poi si vengano a stabilire totem e tabù, cioè una forma iniziale, primitiva di religione con tutta una serie di prescrizioni che deriverebbero, in qualche modo sarebbero un ricordo del fatto iniziale, dell'eccidio iniziale, ma anche delle pulsioni che animano l'orda in quel momento, oramai dimenticato. Mi sembra che quello che è interessante è che il materiale da cui Freud parte, cioè un materiale antropologico, quello descritto da Fraser nel Ramo d'Oro, non è qui utilizzato per dare degli apporti alla psicanalisi, cioè per individuare per esempio il totem come una nuova forma di vita mentale, ma al contrario viene utilizzata la psicanalisi per smontare il simbolo, la prescrizione del gruppo, il totem e il tabù, e rintracciare le pulsioni iniziali che avevano animato l'orda primitiva che è assimilata con la famiglia. Evidentemente alcuni dubbi possiamo avere su questi passaggi, se è corretto procedere in questo modo per estrapolazione, ma mi pare che il modello risulti assolutamente chiaro. Forse per contrappunto può risultare chiaro anche quello di Jung.